Nuovo video e indovinate un po' su che cosa? Beh, direi che dopo tanti anni, ecco qua il fenomeno. Il fenomeno, bravo, bravo. Aspetta, io voglio guardarli in faccia, chi è quello lì, che fa il fenomeno qua. Vediamolo bene. Bravo. Faccio da intelligente. Comunque, video su che cosa? Beh, come ogni anno noi abbiamo due cose di cui parlare. Uno è Babiani, quest'anno però ce l'hanno risparmiato. Cioè, Babiani non ho visto che non incredibilmente Babiani non è comparso nei radar del Bologna quest'anno. E poi invece destro è sempre un argomento, come dire, all'ordine del giorno, dove ci sono sempre cose nuove di cui discutere. Ma io dico una cosa: ma è possibile che una città come il Bologna non riesca a risolvere una volta per tutte problemi con un giocatore? Cioè, dobbiamo trascinarci ancora, bloccare il mercato del Bologna, perché si parla di bloccare dei mercati qua. Bloccare il mercato, perché vuol dire sono anni che abbiamo problemi in attacco. Destro non li ha risolti e non li risolverà quindi a un certo punto decidiamoci e chiudiamo il discorso. O lo teniamo fino a scadenza del contratto e non se ne parla più Oppure basta, lo si vende, lo si regala, lo sta in prestito, non lo so, decidete voi, ma chiudiamo il discorso. Per favore, chiudiamo il discorso, non ne possiamo più. Prendete una decisione, Fenucci, Bigon, Vivaio, prendete una decisione, che sia quella. Non è possibile che ogni anno Destro lascia il numero 10, tutte queste boiate di cui non ce ne frega nulla. La sostanza è: Destro è al centro del progetto, sì o no? Progetto, diciamo, dell'attacco, sì o no? Se sì, lui è il titolare e bisogna fare una squadra che gioca per metterlo in condizioni di fare gol. Se non è lui, Destro non è un giocatore che puoi tenere in panchina a 1,8 milioni, eccetera. Lo devi dare in prestito, lo vendi. Non c'è la via di mezzo. La via di mezzo è quella che stiamo percorrendo da tempo, che crea solo una marea di problemi invece che risolvere. Quindi, per favore, decidetevi in fretta anche, perché il mercato sta finendo, e non ci rompete più le scatole con il discorso destro. Grazie e arrivederci.